Ciao ragazzi, prima del video vi volevo dire di scaricare OneFootball, migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, tra news, partite, come potete ben vedere, ci sono amichevoli, ci sono anche gli highlights delle partite di Serie A, di Serie B, di Serie C, insomma, come potete ben vedere tutti i gol. Anche dei campionati meno importanti, potete tranquillamente seguire tutte le vostre squadre che volete, anche le competizioni e i giocatori. Mi raccomando, scaricate OneFootball. Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi signori siamo qua tornati in un nuovissimo video di calcio mercato, perché oggi signori di cosa parleremo? Andremo a parlare appunto di calcio mercato della Juventus, perché andremo a parlare di un calciatore nello specifico, in particolar modo Nicolò Rovella. Andremo a vedere un po' di cosette, insomma. Perché a quanto pare varie squadre sarebbero interessate a Nicolò Rovella, ovvero Salernitana, Spezia, Verona e Monza nelle ultime ore, che ci sta provando in maniera seria. Tutto riportato da Sky Sport. E anche da goal.com, sito dove lavora Romeo Gresti, giornalista che segue la Juventus. Infatti, ragazzi, andremo appunto a leggere un articolo 20 di OneFootball e vi andrò a dire un po' di considerazioni mie, eccetera. Allora, sicuramente, guardate, non è questo, ma è dov'è? Questo qua. Piace al Monza, può lasciare la Juve, l'ultima idea di mercato. Se Massimiliano Allegri e i suoi giocatori sono impegnati nella tournée americana per preparare al meglio la nuova stagione, la dirigenza bianconera è concentrata sul calciomercato. Un mercato a 10 lode, quello juventino che nonostante di Ligt, Chiellini e Morata su tutti, riuscirà ad accaparrarsi i vari Gatti, Bremer, Pogba, Di Maria. Non sono per niente d'accordo con il 10 lode, ma passiamo avanti. Ad il vero, ultimamente il rumore non è alle stelle, complice il grave infortunio di Pogba. Allegri però dovrà continuare a lavorare, sperando di avere il giocatore a disposizione il prima possibile. Nel frattempo si deve anche pensare all'uscita. Un giocatore che potrebbe svoltare Torino e andare a farsi idea altrove, Nicolò Rovella. Il centrocampista acquistato da Genoa difficilmente troverebbe spazi in bianco, potrebbe dunque pensare in aria, quantomeno in prestito. Secondo quanto riportato dagli esperti calciomercato Gianluca Di Marzio, il classe 2001 piace al Monza, scatenato durante questo calciomercato. Da tutta però, nonostante l'interesse ai Lombardi, non c'è ancora l'ok della Juve e né del giocatore stesso. Nei prossimi giorni seguiranno sicuramente aggiornamenti. Cosa ne penso? Allora, per me Rovella deve assolutamente restare. Per me, io veramente ragazzi, Rovella, Fagioli, Miretti, li terrei tutti e tre. Intanto vi dico anche il perché lo terrei. Primo motivo, ragazzi, gli infortuni. La Juventus è da anni che ragazzi una marea di infortuni. Pogba, Chiesa, Vlahovic ha dei problemini, McKennie, cioè ci sono giocatori che hanno molti infortuni e ultimamente stanno aumentando sempre di più. E quindi per me tenere un giocatore come Rovella è importante perché ha dimostrato delle belle cose contro il Barcellona, insomma, contro altre squadre. È sempre stato un giocatore che a me è sempre piaciuto. Può giocare, come ben sappiamo, da play, davanti alla difesa, oppure sul centro-sinistra, sul centro-destra, o al centro, appunto, del centrocampo, come appunto mezzala. È un giocatore che non segna tanto. Anzi, segna veramente poco. Sa battere però bene i rigori e le punizioni. È un giocatore che al Genoa almeno batteva le punizioni. Ha giocato più di 40 partite in Serie A, quindi ha una buona esperienza in Serie A. In questo campionato lo conosce già bene, quindi non dovrebbe essere un problema, diciamo, giocare troppo, cioè stare nella Juventus e non ha per carità, non ha mai giocato in Champions League, Europa League, Conference League, però è un giocatore che se resterà alla Juve potrà comunque farsi qualche partita. E la Juventus ha tre competizioni: Coppa Italia, Champions League e campionato, quindi per me Rovella può anche trovare lo spazio per giocare.
Cioè, comunque giocherà abbastanza, diciamo. Ranocchio è stato mandato in prestito, Ramsey ha rescisso il contratto, Arthur è vicino a essere ceduto e secondo me la Juventus dovrebbe fare un altro colpo a centrocampo e Paredes potrebbe essere il nome giusto. In questo caso, con l'eventuale arrivo di Paredes, saremmo in Paredes, cioè saremmo un paio di centrocampisti, Paredes, McKennie, Rovella, Fagioli, Miretti, Rabiot, Zaccaria, Locatelli e basta. Hanno dimenticato qualcuno, adesso andiamo a vedere, ma non mi pare. Vediamo un po'. Probabilmente l'ho escluso per l'infortunio. Ok, no. Quindi siamo intorno a 7 centrocampisti più o meno, che sono un numero abbastanza giusto, sì, andiamo a rivedere, ma sì, perché 1, 2, quadrato non lo considero, 3, 4, 5, 6, con Paredes siamo 7, tipo bafoni per infortunio. Saremo a 8 infortuni. Rovella è un giocatore che comunque è quello che ha più esperienza in Serie A tra Rovella, Fagioli e Miretti. Ed è un giocatore che non ha dato appunto il suo ok al Monza. La Juventus deciderà se tenerlo o meno. Allegri, diciamo che dovrà valutare il giocatore. Diciamo che con questo infortunio di Pogba, in cui potrebbe essere addirittura saltare il mondiale, mi sembra una cosa un po' difficile. Rovella, secondo me, veramente può essere un giocatore importante. Cioè, comunque no, capite, infortuni eccetera eccetera, un giocatore che può comunque giocarsi le sue carte e dimostrare tutto il suo potenziale. Diciamo che in prestito, cioè non mi convince tanto, perché Fagioli è quello che potrebbe restare, no? Tra Miretti, cioè sì, tra Miretti, tra Fagioli e Rovella c'è più probabilità che resti Fagioli, anche perché Fagioli non vuole andare in prestito. È un giocatore che ha stupito tutti con il Chivas, cioè stupito. Si sapeva già che era forte, ma non si pensava magari che giocasse una gara così buona. E poi è un giocatore, Fagioli, che è cresciuto direttamente, così come Miretti, nel settore giovani a Juve. E che insomma vuole rimanere, probabilmente rimarrà pure Miretti, che ci sono tante squadre che lo vogliono, ma nessuno a fondo per ora, si spera almeno. Vedremo un po' per Rovella se magari queste squadre nei prossimi giorni offriranno prestito secco di riscatto, obbligo di riscatto. Insomma, queste cose qua, ecco. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione, se lo mandereste via oppure lo terreste, appunto, perché ripeto, Rovella per me è uno dei pochi centrocampisti che può giocare davanti alla difesa, perché Locatelli può farlo, però a me piace più da mezzala proprio. Poi il modulo che la Juventus utilizzerà probabilmente sarà il 4-3-3, dove ci sono tre mezzale e non play davanti alla difesa, però Rovella ci può anche giocare in quel ruolo, appunto. E poi comunque la Juventus utilizzerà anche il 4-4-2. Non escludo anche il 4-2-3-1 con Di Maria trequartista, visto che può tranquillamente giocare dietro Vlahovic con i due esterni, due play davanti alla difesa. Ecco. E un giocatore, Rovella, che è stato acquistato dalla Juventus quasi 2 anni fa, un anno e mezzo fa, appunto dal Genoa, per 18 milioni di euro più dei bonus, ecco. Quindi la Juventus crede in lui. Se avevano speso quella cifra, un motivo ci sarà. Adesso vale 10 milioni di euro, contate. Però ripeto, un giocatore che può dare tanto e che secondo me la Juventus dovrebbe tenere. Ragazzi, questo video finito qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.